ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. A Civitanova Marche dal 1 giugno torna la tassa di soggiorno per i turisti. L'imposta era stata sospesa nel 2020 per la pandemia ed ora la Giunta ha deciso di riproporla secondo le tariffe deliberate nel 2018, ovvero 1,50 euro a persona a notte per chi soggiorna in strutture ricettive a 5 stelle, 1 euro per tutti gli altri. L'entrata prevista in bilancio è stimata intorno ai 75.000 euro, ma gli albergatori gradirebbero una diversificazione dei periodi per non colpire il turismo commerciale. L'introduzione della tassa di soggiorno, come è vissuta dagli albergatori? Veniamo da un periodo da diverse esperienze difficili. Abbiamo avuto prima il terremoto, poi la pandemia, l'aumento di queste utenze in modo vertiginoso, per cui è un periodo difficile per le aziende. Visto che a Civitanova c'è prevalentemente durante la maggior parte dell'anno un turismo di chi viene per lavoro, anche l'introduzione di un piccolo balzello come questo qua comunque sia una cosa che diventa un po' fastidiosa, o a volte per alcune aziende anche molto fastidiosa, per cui non è che sia proprio il massimo la reintroduzione in questo momento di questa tassa. Quando l'avevate in vigore, che cosa dicevano i clienti? Noi avevamo clienti storici che venivano da tanti anni e quando se la sono trovata sinceramente sono rimasti un po' spiazzati. Poi è anche vero che ormai è stata introdotta un po' dappertutto, quindi è diventato comune doverla pagare. Qualcuno si rifiuta di pagarla? No, non c'è mai capitato, sinceramente. Il conto, molti scappano, molti no, non molti, alcuni scappano via senza pagarlo, ma chi viene paga la tassa di soggiorno, l'hanno sempre pagata tutti. Personalmente direi che non sia un problema che sia riammessa, nel senso che questa tassa di soggiorno verrebbe pagata dal cliente. È vero che possono trovare anche da altre parti dove località che non la fanno pagare, oppure che le aziende tengono conto anche di un euro. Però se questa tassa sia per il turismo, non per altre sistemazioni, potrei essere anche d'accordo. Insomma. Una tassa che c'è in molte città italiane, magari un po' più importanti, che cosa ne pensa del fatto di doverla pagare a Civitanova Marche? Quando è stata introdotta, io ero in consiglio comunale, e quindi feci una battaglia affinché restassimo senza tasse di soggiorno, anche perché poi alla fine quei soldi incassati con le tasse di soggiorno non è che andarono a incrementare il fondo per il turismo, il fondo rimase sempre quello, ma il problema è che Civitanova Marche, essendo logica il discorso della tassa di soggiorno per il turismo, noi durante il periodo invernale invece lavoriamo con il commerciale. E il commerciale guarda anche l'euro e il più delle volte alla fine quell'euro ti tocca magari pagartelo tu pur di prendere qualche squadra oppure qualche convenzione. Quindi alla fine se ci fosse stato una diversificazione dei periodi sarebbe stato anche capibile.